Sono Daniele Schiazza, architetto, presidente dell'Ordine degli Architetti di Chieti, nonché coordinatore della Federazione degli Architetti di Abruzzo e Molise. Sono oggi qui in questo contesto della bellissima sede dell'Ordine degli Architetti di Roma proprio per portare il mio contributo, ma il contributo anche degli altri presidenti con cui mi sono condiviso il mio pensiero su questo aspetto importante dei 100 anni della Costituzione degli Ordini, il ruolo della professione. Così come ho illustrato nella mia breve relazione, credo che a questo riconoscimento che è stato anche concretizzato con le varie esposizioni dei relatori che in questa sede, sia politici sia di tecnici, io ho diciamo che mi sono più che altro fissato l'obiettivo di porre l'attenzione al fatto che comunque per noi professionisti, per noi architetti, la cosa più importante sia la nostra presenza, la nostra preparazione, come ho detto lì, la nostra coscienza, perché è inoppugnabile che per un ruolo sociale bisogna fare un lavoro di qualità. Per fare un lavoro di qualità c'è bisogno di essere coscienti che per farlo c'è un discorso etico, di competenza, di formazione e di rispetto delle regole, che si può fare soltanto nel rispetto di quello che è la nostra regola fondamentale e basilare del codice deontologico. Rispettando questo, credo che il lavoro che noi andiamo a svolgere sarà veramente di ottimo livello. Logicamente ci confrontiamo con una situazione, e l'abbiamo visto anche oggi, molto complicata. I nostri interlocutori sono di vari aspetti, sia politici sia come committenti. L'importante secondo me è tenere la barra dritta, nel senso rimanere inermi, ma andare avanti e combattere sempre proprio per far sì che il nostro ruolo sia sempre riconosciuto, ma e farlo comunque bene.